Oggi faremo insieme questa bellissima stola in pizzo di Bruges. Io la chiamerò semplicemente stola Bruges. Volevo portare alla vostra attenzione anche il filato che è strepitoso. Allora, il filato si chiama, adesso io ce l'ho qua iniziato, si chiama Natural Garden ed è della Ice Yarns e potete trovarlo nello shop Italia Artisan Yarns, quindi lo shop Italia Artisan dove troverete i filati con l'acquisto a lotti. Questo filato è particolarissimo. Ha una composizione veramente eccezionale ed è in parte lino, cotone e bambù. Adesso la composizione precisa non la ricordo, cioè le quantità precise non le ricordo, ma non c'è nessunissimo problema perché poi sotto nelle info vi lascerò il link diretto al filato. Così che voi possiate visionare la composizione ben precisa. Io lavorerò con un uncinetto numero 3. La mia stola, dopo anche come si dice, il filato utilizzato ve lo lascerò nelle info, quindi tutte le quantità e le misure della stola ve le lascerò nelle info. Intanto io volevo portare giusto alla vostra attenzione proprio questa lavorazione che trovo veramente stupenda. Quindi direi di passare immediatamente alla lavorazione. Per partire, noi andiamo a fare il cappio mobile e ad avviare 9 catenelle. Allora, aspettate che lasciamo libero il gomitolo. Ecco qua, 9 catenelle. Quindi, voilà. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto e 9 catenelle. Fatte queste 9 catenelle, facciamo un discorso un po' inverso. Di solito noi andiamo a contare dall'uncinetto venendo in giù. Questa volta, per essere sicuri di fare la cosa giusta, cosa facciamo? Carichiamo il filo sull'uncinetto, lo teniamo fermo e dal cappio iniziale contiamo 1, 2, 3 e 4. Quindi cosa facciamo? Entriamo proprio nella quarta dall'inizio. 1, 2, 3, entriamo proprio in questa, nella quarta, così entriamo e facciamo la nostra prima, scusate, maglia alta. Ecco qui. Ora andiamo a fare una maglia alta nelle 3 catenelle restanti. Quindi carichiamo. Facciamo la seconda maglia alta, la terza maglia alta, e la quarta maglia alta. Come vedete, ci ritroviamo con 4 maglie alte ed un anellino qui sul lato. La lavorazione sarà tutta così, quindi adesso andiamo a fare 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 catenelle. Voltiamo il nostro lavoro, carichiamo e nella primissima maglia sottostante andiamo a fare una maglia alta e proseguiamo facendone una in ogni maglia che incontreremo. Quindi per un totale di 4 saranno sempre 4 maglie alte in ogni giro. Quindi 3,
4. Prima di voltare facciamo sempre le nostre 5 catenelle. 1, 2, 3, 4 e 5. Voltiamo il lavoro, carichiamo. Stessa cosa, andiamo a fare 4 maglie alte sulle 4 maglie alte sottostanti. Quindi 2, 3, 4. Nuovamente 5 catenelle. E proseguiamo in questo modo per tutta la lunghezza della nostra stola. Allora, noi la stola la stiamo lavorando in orizzontale, quindi in pratica noi lavoriamo in orizzontale le nostre strisce, ma poi verranno diciamo usate in verticale. Adesso vi faccio capire subito che cosa intendo dirvi con ciò. Vedete, questa è la stola. In pratica le nostre strisce vengono lavorate in questo senso, però questa sarà la lunghezza della stola, quindi poi a lavoro finito noi la stola la gireremo in questo modo e quindi le strisce che noi in questo momento stiamo lavorando in verticale ce le ritroveremo lavorate in orizzontale. Ho fatto ciò perché mi piaceva avere il bordo della stola rifinito in questo modo. Quindi ora cosa facciamo? Andiamo avanti a lavorare la lunghezza che a noi piace della prima striscia e poi vi faccio vedere come si crea questa curva. Quindi noi siamo partiti da qui, saliremo facendo tutti i nostri giri, dopodiché vi farò vedere come si fa questa curvetta. Questo è quello che avrete dopo un po' di giri. Ovviamente, siccome questa sarà la larghezza o lunghezza della vostra stola, dovrete fare veramente moltissimi giri. Io dopo in descrizione vi lascerò appunto scritto quanti ne ho fatti io per la misura che ho deciso di fare io. Sappiate comunque che la misura varia anche dalla mano di lavorazione, quindi a seconda della tensione del filo. Io intanto vi faccio vedere come si fa la curva, quindi questo comunque è quello che voi vi ritroverete al termine dei vostri giri. Vedete, avete da un lato il nostro archetto sulla destra, dall'altro lato non lo avrete, l'avrete nel giro successivo sulla sinistra, quindi avrete un archetto a destra, un archetto a sinistra, uno a destra, uno a sinistra, a giri alterni. Come si procede per fare la curva? È semplicissimo, dovete solo prestare un pochino di attenzione. Allora, tenete in questo modo in mano il vostro lavoro. Noi abbiamo appena finito il giro, quindi vedete, non facciamo le 5 catenelle, ma ne facciamo solo 2, una e 2 catenelle. Ora prestate attenzione perché è semplicissimo, ma bisogna prestare attenzione per evitare di sbagliare. Fatte queste 2 catenelle, cosa facciamo? Entriamo con l'uncinetto nel primo archetto che troviamo, carichiamo il filo e ne usciamo. C'è il secondo archetto, questo qui, ci entriamo, carichiamo il filo e ne usciamo e siamo già a 2 archetti. Nuovamente prendiamo il prossimo archetto, entriamo, catturiamo il filo e ne usciamo e quindi abbiamo preso 3 archettini laterali. L'ultimo, quindi ne prendiamo 4, entriamo nel prossimo, vedete proprio qui, e
entriamo nell'archetto, catturiamo il filo, ne usciamo, gettiamo il filo sull'uncinetto ed usciamo da tutti i nostri archetti. Allora adesso mi è ecco sfuggito, lo riprendo subito, eccolo qui, e abbiamo fatto, vedete, la curva. Ora facciamo 3 catenelle, 1, 2, 3 catenelle, vedete, così si vede meglio perché ci siamo staccati. Voltiamo il lavoro in questo senso e ci ritroviamo, vedete, le maglie alte da questo lato. Abbiamo fatto le 3 catenelle, carichiamo il filo e andiamo a lavorare sulla prima di queste 4 maglie alte. Quindi lavoriamo sulla prima, lavoriamo sulla seconda, lavoriamo sulla terza e lavoriamo sulla quarta. Così abbiamo concluso, vedete cosa ci ritroviamo? Ci ritroviamo questo, che ancora non si sta unendo perché ovviamente ci manca un passaggio. Ora siamo arrivati qui, facciamo 5 catenelle, perché la lavorazione è sempre la stessa. Voltiamo il lavoro e andiamo a ripetere quello fatto fino adesso, quindi su ogni maglia alta sottostante andiamo a lavorare una maglia alta, quindi una, due, tre e quattro. Non siamo all'esterno del lavoro, ma siamo all'interno, quindi dove ci dobbiamo unire alla striscia già fatta, facciamo solo 2 catenelle. Dopodiché cerchiamo il primo archetto utile. Il primo archetto utile, vedete, questo è già agganciato, vedete che sono agganciati questi. Il primo archetto utile, ho il filo sopra che dà fastidio, non si vede bene. Il primo archetto utile è questo qui, proprio questo. Ci entriamo, catturiamo il filo, facciamo una maglia bassa, 3 catenelle, voltiamo il lavoro e andiamo avanti a lavorare sulle nostre maglie alte. Quindi carichiamo una maglia alta sulla prima, una maglia alta sulla seconda, una maglia alta sulla terza ed una maglia alta sulla quarta. Di nuovo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, rivoltiamo il lavoro, carichiamo, stessa cosa. Andiamo a fare le nostre 4 maglie alte, 1, 2, 3 4. Siamo al centro, quindi essendo al centro dobbiamo fare solo 2 catenelle. Cerchiamo il prossimo archetto utile, che è questo, quindi ci entriamo, facciamo una maglia bassa e di nuovo 1, 2, 3 catenelle. Voltiamo il lavoro e ripetiamo le nostre 4 maglie alte sulle 4 maglie alte. 1, 2,
3 4 di nuovo 5 catenelle. Voltiamo al lavoro. Cosa cambia ora? Guardate cosa cambia. Allora, facciamo che sia l'altezza giusta della nostra stola. Vedete dove siamo arrivati? Abbiamo creato questo. Noi qui non abbiamo una catenella dove agganciarci perché siamo dalla parte dove non c'è la catenella dove agganciarci. E allora, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo da questo momento in poi lavorare 7 giri senza attaccarci da questo lato e vi faccio vedere subito. Allora, ho fatto le 5 catenelle, quindi calcolo che questo è il secondo giro perché il primo sarà quello attaccato. Ok? Quindi il primo l'abbiamo già fatto. Andiamo a fare il secondo giro, quindi 4 5 catenelle, voltiamo il lavoro, di nuovo carichiamo e andiamo a fare una, due, tre e quattro. Di nuovo 5 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5. Voltiamo il lavoro, di nuovo 4 maglie alte sulle 4 sottostanti. Una, due, tre, quattro, 5 catenelle. Voltiamo il lavoro, di nuovo ripetiamo. Allora, sembra noioso, ma cresce talmente in fretta questo lavoro che non avrete il tempo materiale per annoiarvi. Perché veramente io la mia stola l'ho fatta in un giorno e mezzo. Quindi vi assicuro che è facile, veloce e nonostante ci sia qualche passaggio strano, insomma, può trarre in inganno, ma anche no. Allora, per essere sicuri che siete arrivati, dovete arrivare in modo che questo sia il quarto. Non è il quarto perché vedete 1, 2, 3, 4, 5. Dovete farne ancora 2. Quindi faccio 1, 2, 3, 4, 5. Voltiamo il lavoro. Andiamo a fare il nostro giro e ci troviamo all'interno, quindi non potremmo essere al giro finale perché dobbiamo trovarci all'esterno e non dove siamo già congiunti. Quindi questo è il penultimo giro. 1, 2, 3, 4, 5. Voltiamo il lavoro e stiamo andando a fare il settimo ed ultimo giro prima di fare l'angolo. Quindi 1, scusate, sono andata un po' in fretta. 2, 3, 4. Ve lo faccio vedere meglio. Vedete? Allora, questo è il giro collegato. Dopo il giro collegato dovete contarne 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 7 con quello collegato, ma se non lo contate sono 6.
Allora, siamo arrivati qui, dobbiamo fare la stessa cosa di questa curva. Quindi, 2 catenelle, 1 e 2 catenelle, entrate nel primo archetto, estraete il filo, entrate nel secondo archetto, estraete il filo, entrate nel terzo archetto, estraete il filo, entrate nel quarto archetto, estraete il filo. Quando avete tutti e quattro gli archetti sull'uncinetto, caricate il filo ed uscite da tutti e quattro. Fate 3 catenelle, 1, 2, 3 e vi ritrovate con questo. Vedete, avete fatto la vostra seconda curva. A questo punto voltate il lavoro, perché voi dovete sempre lavorare sulle maglie alte. Quindi caricate, lavorate sulla prima maglia alta, lavorate sulla seconda, lavorate sulla terza e lavorate sulla quarta. 5 catenelle, rivoltate il lavoro e ricominciate da capo. Il lavoro è sempre, sempre, sempre lo stesso. Quindi vedete, andiamo a fare le nostre maglie alte, fatte le nostre, vediamo, io ne ho fatte 1, 2, 3, ecco qua la quarta, fatte le nostre 4 maglie alte, 2 sole catenelle perché siamo al centro, andiamo a cercare il prossimo arco libero e ci facciamo una maglia bassa. 3 catenelle, rivoltiamo il lavoro e ricominciamo a fare quello che abbiamo fatto finora, vedete? 1, 2, 3 e 4. Quindi il lavoro sarà sempre lo stesso, vedete? Questo è quello che uscirà. Ora io per la mia stola ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 strisce. I giri ve li segno in descrizione perché in questo momento non li ricordo e non li ho ancora contati. Comunque, questa è la lavorazione che voi dovete seguire per tutta la vostra stola e vi assicuro che, aspettate che taglio i fili, tanto questo è un campione, e vi assicuro che è una cosa veramente semplicissima da fare, semplice, veloce. Ripeto, io questo ve lo taglio solo per non avere fili in mezzo. Questa lavorazione l'ho eseguita in 2 giorni ed è veramente una lavorazione stupenda, veramente molto bella. Adesso vi faccio rivedere l'originale, vedete, è così, poi voi la indosserete in orizzontale, vedete che bella. Io l'ho semplicemente stirata e leggermente inamidata, però vedete, ecco, questo è il laterale della nostra stola. Io per continuità di lavoro e per estetica, ma non ne siete abituati, qui dove vedete c'è la parte piatta, ho semplicemente fatto un archetto da 5, un archetto da 5 per rendere tondo e non lasciare piatto l'inizio, e l'ho fatto sia da un lato che dall'altro, vedete,
Ma è assolutamente superflua la cosa ai fini del lavoro, perché vedete che è molto molto bella anche così. Vi lascerò ovviamente quanto filato ho usato nelle info, vi lascerò tutte le misure, sia la lunghezza che la larghezza della mia stola, i link diretti sia al filato che allo shop Italia Artisan. Spero che anche questo tutorial vi sia piaciuto, io lo spero vivamente. Vi do un bacione e venite a trovarmi sul gruppo Facebook Creando e Chiacchierando con Luci. Ciao ciao, al prossimo tutorial. A presto!